Siamo con Giovanni Ziccardi, avvocato, professore di informatica giuridica qui all'Università degli Studi di Milano, nonché direttore della scuola di formazione post laurea di Computer Forensics and Digital Investigations e fondatore di una cosa interessante che è l'Osservatorio Europeo sulla Resistenza Elettronica. Ziccardi tra il 2011 e il 2012 ha pubblicato come Mansile Editore due libri che si ricollegano in maniera diretta al tema delle libertà digitali e della regolamentazione della rete. Uno è il saggio Hacker, il richiamo della libertà, e il secondo è il legal thriller, l'ultimo Hacker. Proprio per le tematiche che affronta sia nei suoi libri sia nella sua quotidianità, ci è sembrata la persona giusta da intervistare su questo ACTA, questo misterioso oggetto giuridico. Iniziamo da una definizione su che cos'è ACTA. Allora, anche per noi giuristi non è stato facile comprendere questo atto, perché, come tu sai, è stato portato avanti in un procedimento quasi di secretazione generale. Addirittura avrei saputo che l'amministrazione Obama lo ha ritenuto come un tema di sicurezza nazionale, tanto da voler giustificare la segretezza dei lavori. E tendenzialmente, proprio per semplificare al massimo, è un accordo per cui alcuni stati, in un numero variabile tra i 30 e i 40, di per seconda delle adesioni, compresi stati europei, hanno cercato di programmare una sorta di limite o di vincolo alla contraffazione a livello mondiale. E come sai, la contraffazione comporta un intervento necessario sia giuridico sia delle forze dell'ordine su tanti aspetti, che il controllo dell'esportazione, il controllo del diritto d'autore, il controllo dei navigatori o degli utenti che utilizzano questi sistemi. Allora, è stato elaborato questo accordo a cui hanno aderito molti stati, che però ha destato subito molte preoccupazioni non solo per l'oscurità, ma per possibili interventi di violazione della privacy degli utenti, sanzioni criminali molto alte, magari anche sproporzionate rispetto alla protezione del diritto d'autore, fino a creare un quadro di una sorta di overprotection, si suole definire, cioè di protezione esagerata del diritto d'autore in questo contesto. Questa è stata la polemica un po'. Quindi possiamo sintetizzarlo come un accordo che impone in qualche modo sulla legislazione degli stati le regole dettate da questo accordo internazionale. Esatto. Le comunità di attivisti che da subito hanno contrastato questo trattato hanno parlano di mafia dei contenuti, sì. Riferendosi a chi ha redatto il testo. Che cosa intendono con questo grande cappello? Allora, tutti sanno che le grandi riforme normative, sia negli Stati Uniti, sia in Italia, sia in altri paesi, in Francia, che riguardano il copyright, hanno dietro le grandi corporation che si occupano di contenuti. Soprattutto cinematografica, musicale, i contenuti, soprattutto in un periodo di crisi dove è stata rafforzata questa, vogliono rafforzare questa azione di controllo. Allora, già è un provvedimento che gli attivisti dicono è viziato da questo, cioè è un provvedimento che non tiene in conto per nulla delle esigenze degli utenti, della diffusione della conoscenza, delle nuove forme di licenze. È un provvedimento che, come negli ultimi 15 anni tanti altri provvedimenti hanno fatto, punta a sanzioni esagerate, e quindi l'idea che usando il diritto penale come deterrente, cioè promettendo 3, 4, 5 anni di reclusione, faccio un esempio, possa servire a modificare lo stato delle cose, cosa che abbiamo visto non è servita assolutamente. Allora, tentativo di sanzione per intimidire, sanzioni del quante. Controllo degli utenti, cioè far sapere agli utenti che qualcuno può vedere che cosa fanno, cioè che cosa scaricano. Come sai, fino ad ora in tutti i paesi, con un minimo di garanzie civili e di garanzie processuali, uno può ottenere determinate informazioni soltanto con un processo, durante un processo e seguendo un determinato percorso. Qui c'è questa voglia di poter garantire ai provider, ad esempio, o ai produttori di contenuti, perché i provider sono, come sai, in una posizione un po' intermedia, perché sono abbastanza preoccupati da questa cosa, però i produttori di contenuti vorrebbero vedere chi scarica che cosa, cioè l'utente quali file scarica. Questa è una cosa che, sulla quale c'è stata una forte opposizione. Quali file scarica e quali file condivide. E quali file condivide per alimentare il circuito. Quindi sanzioni molto forti, controllo degli utenti, e anche addirittura si è parlato, come avrei detto, di possibilità di intercettare le comunicazioni o il flusso di comunicazioni, cioè l'idea che i grandi produttori di contenuti possano diventare polizia, senza però le garanzie che ogni ordinamento civile
pone anche a livello costituzionale per questi tipi di controlli. Quindi secondo me il grande timore è che sembra che l'industria dei contenuti, in un quadro dove le forze dell'ordine o la magistratura, per vari motivi, perché magari c'è poco personale, hanno altre cose di cui occuparsi più importanti, non si sentono tutelate, queste cercano di spostarsi verso quasi un sistema di polizia privata, di controllo, che è molto pericoloso perché mette da parte le eventuali garanzie processuali che garantiscono l'equilibrio, Allora, la chiusura dei siti come Mega Upload e Mega Video, che è relativamente recente, è legata al sistema ACTA oppure no? E la seconda domanda è, se non è così, quali sono gli impatti reali su un utilizzatore medio di internet? Secondo me la chiusura di Mega Video e di altri siti è legata a questa politica di cui stavamo parlando, perché dire che sono azioni legate ad ACTA o ad altro, se guardiamo poi da un punto di vista meramente temporale, vediamo che ad esempio l'indagine su Megavideo durava quasi da 2 anni, c'erano tutti i problemi di giurisdizione, di competenza, di rogatorie, quindi secondo me è legata a questo ambiente politico che tu facevi notare prima, cioè è legata a questa voglia di controllare. Megavideo è stata un'azione anche esemplare per far vedere che è stato colpito uno dei siti che garantivano la diffusione di torrent o di siti o di file o di tipi di file più ampio al mondo, più frequentato al mondo, e quindi diciamo che sono tutte azioni che però dopo un po' si dimostrano inutili, perché Megavideo è caduto, Megaupload è caduto, ma immediatamente dopo pochi giorni già tanti altri servizi permettevano la stessa cosa. Anche quindi, solo la quantità di video che adesso si trovano su YouTube in termini di film è molto più alta rispetto a quella che ha. Sono azioni esemplari che a molti attivisti sembrano un po' il canto del cigno di un'industria che ancora ragiona, l'industria dei contenuti, in maniera poco attenta ai cambiamenti che sta portando le tecnologie. Molti pensano che queste reazioni siano fuori dal tempo, cioè che se tutte queste energie fossero investite per comprendere il modo di diffusione dei file, le nuove modalità di fruizione dei contenuti, sarebbe molto più benefico per l'ambiente nel quale ci si trova tutti a lavorare. E a questo punto infatti arriveremo tra un po'. Adesso quello che volevo chiedere è, visto che il nostro pubblico è fatto di persone che usano le nuove tecnologie anche per produrre arte e cultura, e quindi la domanda è, qual è l'impatto o quale sarebbe l'impatto di una legislazione modello ACTA sui produttori di contenuti che non fanno parte della grande industria, ma sui piccoli produttori di contenuti, intendi videomaker, videoartisti e musicisti? Allora, non lo possiamo sapere perché l'esperienza ci insegna che molto spesso normativa che sulla carta può sembrare liberticida o alla fine poi in concreto, se non è applicata, cioè anche se approvata e non applicata, non condiziona molto. Secondo me è molto difficile prevedere. Di sicuro sulla carta una normativa di questo tipo è chiaramente connotata da una violazione dei diritti di libertà, e visto che internet si basa sui diritti di libertà e la circolazione dei contenuti si basa sui diritti di libertà, sicuramente sarebbe nociva. Per esempio, se io uso un estratto di un video di qualcun altro, sì, ci sarebbe la possibilità di reazioni a catena, di titolari dei diritti che magari si impuntano su determinati diritti, però è un po' difficile parlarne prima del... Di sicuro sulla carta è una normativa molto pericolosa. Io sono però del parere che anche il mondo politico, il mondo legislativo dovrebbero aver capito ormai che internet, i comportamenti, questi comportamenti degli utenti che migrano spesso in milioni da una parte all'altra, che fanno nuove tendenze, nuove modalità di fruizione dei contenuti, si rivelano spesso molto superiori a questi provvedimenti normativi, perché poi questi provvedimenti normativi incorreranno sempre nel limite dell'immaterialità dei contenuti, anche solo dell'esistenza di tecnologie che permettono di aggirare con grande facilità ogni vincolo. Alla fine i problemi sono anche tecnici, cioè che internet è nato come strumento per aggirare la censura, per impedire anche i filtraggi dei contenuti. È ontologicamente... Sì, è fatta per anche aggirare sistemi di questo tipo, quindi anche se è una normativa molto complessa, potrà di sicuro, come dici tu, minare il quadro giuridico, di sicuro troveranno strumenti per aggirarla e per portarla in un'ottica di libertà. E in questo senso forse il Parlamento Europeo, col voto di settimana scorsa, ha dimostrato di comprendere questa dinamica che tu descrivi. Secondo te qual è il significato politico-culturale di questa scelta del Parlamento Europeo, che tra l'altro
va di pari passo con la Corte di Giustizia Europea, che è stata chiamata parallelamente a dare un giudizio. Ma secondo me i significati possono essere tanti. Il primo significato, allora, non dimentichiamoci che noi in Europa siamo la culla del diritto, cioè alla fine non abbiamo niente da imparare da altri con riferimento ai diritti di libertà, la tutela della privacy, anzi. E quindi l'idea che nel vecchio continente ci sia stato un richiamo, comunque un'attenzione anche ai diritti di libertà, alla libertà di manifestazione del pensiero, alla privacy, che è un problema, è un segnale importante. Far capire che non è solo la potenza commerciale degli Stati Uniti, di questi grandi accordi, dei TRIPS, dei vari accordi globali, a poter condizionare il panorama giuridico. Quindi c'è un valore di ritorno ai diritti fondamentali. Cioè, attenzione a che i diritti alla libertà di manifestazione del pensiero, all'accesso a internet, alla produzione culturale, che è fondamentale, non siano condizionati da interessi economici. C'è poi un problema anche, probabilmente, che il testo che era pervenuto, che sai anche a livello di Unione Europea, ha avuto un procedimento abbastanza segreto. Ci sono state delle richieste formali al Parlamento Europeo di richiesta di vedere i testi che erano in corso di elaborazione, forse è stato fermato anche perché i lavori precedenti non erano corretti, erano, dal punto di vista politico, erano contestabili, nessuno conosceva nulla, alla fine si è visto un testo provvisorio soltanto all'ultimo momento. Secondo me si sono trovati in mano, anche a livello di politica europea, un testo che in parte era mutuato dai lavori statunitensi, anche se secretati, in parte nessuno l'aveva potuto analizzare o vedere bene, in parte anche i provider o comunque i produttori di contenuti avevano un po' timore ad approvare un testo così. Più una campagna di Avaz particolarmente forte, quindi la cittadinanza europea mi pare fosse 2.500.000 firme. Esatto, poi non dimentichiamo che per fortuna c'è questo, dal basso c'è questa idea del cane da guardia che controlla ogni passaggio di questo documento, che è importante secondo me. È come se fosse, a me ha dato l'impressione, ma a un parere personale, che fosse un provvedimento e una filosofia anche fuori dal nostro contesto giuridico, presa dagli Stati Uniti, calata da noi, ma... Però adesso cosa può succedere? I singoli Stati membri dell'Unione Europea però potrebbero ratificare ACTA in maniera... Non può capitare qualsiasi cosa. Secondo me però questo segnale è un segnale importante. C'è anche uno Stato che, dopo aver visto un segnale così forte a livello centrale europeo, decida di implementare o applicare determinati aspetti, troverebbe comunque dei problemi grossi anche in concreto. Io sono sempre del parere che, ed è giusto, che queste azioni normative ci sia da fare un'azione di attivismo prima per cercare di plasmarle, modificarle, addirittura bloccarle. E dopo però l'analisi giuridica va fatta dopo, quando abbiamo in mano il testo di legge, perché pensa anche ad esempio a tutti i cambiamenti che può avere questo testo di legge se adattato alla realtà italiana, che è una realtà comunque particolare con dei principi costituzionali, con una legge sul diritto d'autore che risale pur con varie pezze e modifiche al 1941, quindi è un po' difficile sapere prima che cosa ci sarà dopo. Di sicuro l'aria non è buona, nel senso che provvedimenti di questo tipo danno un indice chiaro della volontà dei produttori di non voler stare lì a pensare quale può essere il metodo giuridico migliore per adatto all'era tecnologica, ma pensano a galera, a multe, a disconnettere gli utenti, anche se ci pensi la volontà di controllare l'utente che cosa scarica, pensa alle invasioni nella privacy di quell'utente, ad esempio con riferimento ai film pornografici, oppure l'idea di poterlo controllare. Certo. Questa è una cosa che è inquietante, certo. È il grande fratello portato nelle nostre attività di rete. E tutto questo si ricollega al discorso, e qui c'era una domanda proprio specifica sul concetto di network society. Manuel Castells, il sociologo, ha elaborato proprio questa definizione della società contemporanea, sì. Quindi è la società della rete, e quella società che, come dicevi tu prima, è difficile da controllare. È difficile da controllare perché ci sono talmente tanti elementi, tanti fattori, che conciliarli tutti diventa, molto spesso conviene lasciarla andare con la società, come un'onda che invece che opporsi, seguire e cercare di adattarsi a come la nostra società sta plasmando il nostro modo di relazionarsi, la produzione di contenuti, anche il diritto sta cambiando. E la domanda è questa, ha senso o no proteggere il diritto d'autore? Proprio per fare un discorso un po' più ampio, cosa vuol dire diritto d'autore e... ha senso cercare una legislazione, e se in questo senso il modello europeo, che inevitabilmente il voto ha dimostrato che è alternativo? Secondo me, allora, il diritto d'autore, come tu sai, anche i grandi progetti come quello del software libero di Richard Stallman, no? Creative Commons di Lessig, hanno sempre avuto al centro il diritto d'autore. Cioè nessuno di questi teorici ha mai osato dire che il diritto d'autore in sé, inteso come diritto che protegge l'autore, va eliminato. E io sono di quel parere.
io alla fine ho un approccio molto moderato su queste cose, cioè secondo me l'autore deve essere al centro del sistema, tanto più oggi che le tecnologie lo facilitano così tanto nell'utilizzo. Quindi una legge che tuteli l'autore deve esserci. Il problema è che negli ultimi anni gran parte della normativa ha perso un po' questa idea di tutelare l'autore e ha iniziato a tutelare altri interessi, che sono quelli dei grandi produttori, di chi vuole chiudere i contenuti, dei distributori e altro. Quindi, secondo me, una riforma normativa dovrebbe unire il mantenere l'autore al centro, per cui nessuno, secondo me, deve criticare un autore se quell'autore vuole mettere a disposizione liberamente le proprie opere, oppure se vuole metterle a disposizione a metà, cioè liberamente in internet, ma per seguire modalità tradizionali di stampa e così via. Secondo me bisognerebbe riformare la legge con una maggiore attenzione all'autore e una maggiore attenzione alle nuove modalità di distribuzione che cambiano, e anche di creazione, che cambiano il lavoro dell'autore. Questo è secondo me quello di cui ci si dimentica. Quindi l'Europa potrebbe forse in qualche modo... l'Europa ha gli strumenti legislativi per creare un sistema davvero condiviso? Sulla teoria sì, nella pratica anche in Europa vediamo che le grandi industrie, da Vivendi in avanti, in Francia, le grandi industrie cinematografiche di produzione dei contenuti condizionano ancora l'azione normativa, e non la condizionano nel senso che sto dicendo io, la condizionano nell'ottica di sopravvivere a un sistema che li sta demolendo comunque. E dare la colpa alla pirateria oggi è la cosa più semplice, perché è un'industria in crisi che sta crollando sotto i colpi non della pirateria, ma sotto i colpi di un mondo che sta cambiando e che loro non vedono che sta cambiando, la colpa tira dai, ai pirati, quando in realtà è cambiato proprio il modo oggi di... Io lo so perché sono 20 anni che mi occupo di queste cose, mi ricordo quando arrivarono i primi dischetti pirati in Italia, ma non è quello il problema è che la tecnologia ha cambiato gradualmente anche il modo di essere stesso dell'autore e del contenuto, e se non si capisce questo non può esserci provvedimento normativo che tenga. E che noi siamo molto indietro, perché abbiamo una classe politica anziana che è ancora condizionata da interessi commerciali e dai grandi gruppi cinematografici, quindi sarà molto difficile avere nei prossimi anni, secondo me, un panorama normativo moderno. Ecco perché assumono, come dicevi tu prima, importanza i movimenti dal basso. 4 milioni di persone che ti fanno capire che sei nella direzione sbagliata. Allora, visto che la politica si basa sul consenso, comunque, questa cosa ti fa pensare. E questo è interessante. Grazie mille. Ma grazie a voi.